Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Oggi vorrei dimostrarvi che ci sono anche più motivi di quanti non si creda per non voler abbandonare del tutto e definitivamente i cari vecchi AirPods, gli auricolari che Apple ha dato in dotazione dall'acquisto di iPhone 5 nel 2012 in poi. Io li trovo eccezionali perché, pur non costando un'eresia, hanno una buona qualità audio non solo in uscita ma anche in entrata, perché a volte mi succede di non avere il microfono professionale a portata di mano e dover fare una registrazione veloce di una voce fuori campo, e devo dire che non è proprio da buttar via il risultato. Ma a parte questo, c'è chi pensa di dover necessariamente passare o addirittura gli auricolari senza fili di Apple, che sono molto molto costosi, che si chiamano AirPods, o comunque sia ad altri tipi di auricolari senza fili, poiché anche se Apple in dotazione con l'iPhone 7 mette altri AirPods che però hanno l'entrata Lightning e non più il normale jack audio delle cuffie, non ritengono utile questa scelta, poiché capita troppo spesso di dover caricare il dispositivo anche mentre si ascolta la musica, comunque si ha bisogno delle cuffie, e doversi portare dietro anche un ulteriore accessorio per sdoppiare per esempio l'uscita Lightning o comunque fare in modo di caricare entrambe le cose è veramente straziante, e questo lo posso capire. In più ci si mette anche il fatto che c'è a chi gli AirPods non sono mai stati fermi nell'orecchio, poiché facendo sport cadevano. Insomma, io sono qui ora a dimostrarvi un paio di trucchetti che fino a poco tempo fa non conoscevo nemmeno io, che sono delle vere e proprie chicche, e a coloro che hanno deciso ormai di abbandonare gli AirPods, beh, potrebbero anche cominciare a rimpiangerli. Quanti sarà capitato di aver bisogno di utilizzare gli auricolari con il Mac, magari montando un video o semplicemente ascoltando video online su YouTube? Quando li abbandonate per un attimo magari vicino al Mac, può succedere che il filo si attorcigli, si aggrovigli o comunque rimangano in disordine, con conseguente perdita di tempo poi per doverli srotolare per riutilizzarli. Ecco, forse non sapevate che c'è un semplice trucchetto: se avete un MacBook Pro, gli AirPods restano attaccati magneticamente al display del vostro Mac se li mettete proprio sul bordo nero esterno del display, e così stanno lì buoni fermi ad aspettarvi senza attorcigliarsi accidentalmente, e quando tornate potete prenderli e rimetterli nelle orecchie. Altra cosa, per coloro i quali si lamentano appunto che per qualche strano motivo di conformazione del proprio orecchio gli AirPods cadono continuamente, beh, ecco, vi basterà guardare un po' le cose da un'altra prospettiva, nel vero senso della parola. Guardate come potrete comodamente mettere gli AirPods senza che vi caschino mai. Basta invertire le cose a testa in giù. L'audio in questa maniera si sente ugualmente bene, e pur correndo o facendo sport, gli AirPods non vi cadranno. Bene, spero che questi due semplici trucchetti vi abbiano divertito e abbiate gradito. Se è così, ditemelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!